pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eccellenza Reverendissima, il 24 agosto per la comunità eoliana e per l'isola di Lipari in particolare, è giorno nel quale il Vescovo, i presbiteri, le illustre autorità e il popolo santo di Dio rendono gloria al Signore per il dono della vita esemplare e luminosa dell'Apostolo San Bartolomeo, il giorno nel quale si rinnova questo legame di gratitudine e di amore verso questo santo apostolo che ha scelto in una data remota le rive di quest'isola come sua dimora. Quest'anno, eccellenza, questo giorno che doveva essere di gioia e di festa è stato, ahimè, funestato da quella notizia così terribile che ha colpito una famiglia di quest'isola. La morte così tragica e prematura della giovane e bella vita di Lorenza Fanulara. Una notizia che non può inevitabilmente turbare la gioia della festa. E allora in questo momento, eccellenza, ci sentiamo di unire la nostra voce, la voce di questa assemblea liturgica, alla sua voce, nell'invocare da Dio per l'intercessione di San Bartolomeo, per questa famiglia così duramente colpita, il dono della consolazione, quella consolazione che le nostre parole umane possono dare in maniera stentata, ma che solo Dio può dare in pienezza. Ma nello stesso tempo, eccellenza, gli chiediamo di unire la sua voce alla nostra voce perché questo nostro territorio possa avere sempre più quella tanto invocata dignità e serenità, quella tanto invocata pace che desidera avere e che abbiamo il diritto di avere, quella tanto desiderata dignità che ci deve essere garantita sotto tanti profili, non ultimo quello sanitario. Unisca la sua voce alla nostra voce perché possiamo ottenere tutto quello che è necessario per il bene di questa nostra gente che vive in queste nostre isole, perché il distacco dalla terraferma, appunto l'essere isolani, non sia per noi un essere isolati. Invochiamo ancora una volta da Dio pace e consolazione per chi in questo momento soffre e soffre tanto, e nello stesso tempo nella preghiera viviamo la certezza che la luce del risorto saprà illuminare anche questo profondo momento di dolore e di tenebre. Perché qui siamo in chiesa e invochiamo Padre Santissimo del Manto, soprattutto ora è il momento di esprimere consolazione e vicinanza alla famiglia, perché non si può fare festa se c'è qualcuno che è nella sofferenza. Maria Teresa diceva: fin quando c'è una sola persona che muore di fame, tutto quello che abbiamo nel frigo è superfluo. E per la festa, e lo dobbiamo modificare, già è modificata per le norme che ci chiedono il distanziamento sociale, un numero limitato, ogni forma di assembramento. Oggi qui a Lipari si vive in maniera intensa questa preoccupazione, questo dolore per questa famiglia. Noi la ricorderemo nella messa, anzi la affidiamo al Signore, ma al Signore affidiamo anche tanta carità, tanto amore, tanta provvidenza per tutti gli abitanti di queste isole. E prima della celebrazione eucaristica invochiamo il perdono. Grazie, grazie per queste parole così belle, così autentiche, così sentite. Penso che coinvolgano un po' tutti. Poi ci lasciamo coinvolgere da
per la gioia di incontrare il Signore nella messa eucaristica e nell'ascolto della sua parola. La festa di San Bartolo è vissuta con maggiore austerità. Sì, da una parte il dispiacere di non vedere tutto ciò che ogni anno si è visto con la processione, i fuochi d'artificio, il senso di festa che si respirava un po' in tutti gli angoli della città. Però anche se questa austerità un po' sta caratterizzando il momento che viviamo, io penso che la fragilità di questo momento può essere colta come una opportunità per vivere in maniera più autentica e in maniera, direi, significativamente religiosa la stessa festa di San Bartolo. Penso che lo sguardo delle intemperie, dei disagi di comunicazione e nel periodo estivo, quando questa isola è sovraffollata, sovrappopolata, quanto bisogno c'è di professionalità, quindi di risorse umane disponibili al servizio sanitario, quanta necessità ci sta di strutture ben attrezzate che possano immediatamente garantire un sollievo per le persone sofferenti. È un appello che intendo rivolgere in maniera chiara a tutti i responsabili del mondo della politica, del Presidente della Regione, l'assessore Lanza, ma non sono presi di mira loro come persone. A loro chiedo che si presti un'attenzione maggiore e che, per quanto è loro potere, di provvedere a non lasciare queste perle bellissime di doni della natura, di storia, di vissuto, meta di tanti turisti, di non lasciarle abbandonate, ma di poter provvedere per arricchire e elevare il servizio sanitario in questo ambiente. È un appello, non è una critica, è una invocazione. Oh,
sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per intercessione di San Bartolomeo vi benedica Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Grazie a Dio.